Lazio sta così giungendo al termine. In realtà si è trattato di un incontro assai poco amichevole. Le due squadre si sono affrontate con maschia determinazione e numerosissimi sono stati gli incidenti in campo. Due giocatori per parte sono stati espulsi ed altri quattro hanno dovuto abbandonare il campo in seguito ai colpi ricevuti. Ciononostante il punteggio è sempre sullo 0-0 quando manca solo un minuto e mezzo alla fine dell'incontro. Lazio! Lazio! Ho fatto 30 chilometri! Se non muoio stavolta vado alle Olimpiadi! Addio! Attenzione, colpo di scena! L'arbitro ha decretato in questo momento un rigore per la Roma! Arrigo! Io gli sparo a quello! Vado a casa, prendo la pistola e il portellone e gli sparo! Dopo un rudaccio! Arrigo, ti affesca con me, faccia per verme! Li mordacci due a boia! Eschi da ora! Ammazzate! Che è successo? Gli hanno dato un rigore a quei cornuti! Cornuto! Sei quello del bar Forza Lupi, altro che laziale, è un romanista arrabbiato, c'ha pure il cappelletto da romanista. E poi t'ho visto io, col binocolo, stavi laggiù, in mezzo alla canaglia giallorossa, con tuo padre. Con tuo padre, ma non era morto tuo padre? Lui no, ma io tra poco sì, con permesso? Traditore, chiamalo! E in questo preciso istante l'arbitro dà il segnale di chiusura. Roma 1, Lazio 0. Papà, mi vanno ammazzare! Mi fanno bene! Tu sei laziale! Giuda! Giuda! Posso perdermi figlio, sporco laziale! Ma perché tu figlio? Sì. Bella razza dei cornuti! Cornuti sì, cornuti! Adesso! Mi hai salvato la vita. Ho salvato il padre di mio figlio. No, pensavo, mo come lo battezzeremo? Laziale o romanista? Boh.